Le breaking news di Teletruria ben ritrovati. Subito la cronaca: rubavano nelle auto in sosta, quattro arresti della polizia stradale lungo la A1. Si tratta di quattro sudamericani che sono in carcere, tre uomini e una donna, bloccati nella carreggiata sud. In macchina avevano i proventi di due furti commessi ad Alessandria e a Piacenza, l'arresto nel tratto aretino dell'autostrada del Sole. Cambiamo argomento. Oggi è il 2 novembre e è prevista la doppia commemorazione dei defunti per il vescovo Andrea Migliavacca al cimitero monumentale di Arezzo. La prima è avvenuta questa mattina con le autorità civili e anche con i cittadini. Esprimo vicinanza nei luoghi della sofferenza, ha detto il vescovo Migliavacca. È la prima volta in questo luogo con grande partecipazione. E poi chiudiamo con l'apertura della stagione teatrale del Petrarca ieri sera, la più nota delle storie d'amore, quella di Romeo e Giulietta, con la regia di Gigi Proietti, che dopo 10 anni ne ha voluto fare una rivisitazione, fedelissimo al testo, con richiami ai teatri elisabettiani e anche nella messa in scena. La pièce è apparsa fresca e convincente grazie anche al bravo gruppo di attori. È tutto per le breaking news di Teletruria.